tre vecchi UPS, bidoni di gasolio, padelle con il cancro e chitarre da aggiustare. Abbiamo ricevuto un pacco, ma non ci arrivo, lo devo prendere da qua. Ci hanno mandato un oggetto di cui faremo la recensione e quindi adesso lo guardiamo insieme, questo oggetto pesante. È pesante questo coso, vediamo un po' di cosa si tratta. È un jump starter. Attenzione, ci hanno mandato un coso. Un coso per avviare le auto con la batteria scarica, un jump starter, 12 volt. Auto e camion. Sembra interessante. È pesante sto coso. More power. 8 litri gas, 6 litri diesel, quindi per motori grossi dicono. Per autobarche, protezione da sovratemperatura, da inversione di polarità, da inversione di carica. Protezione per ultra discarica, cortocircuito e ultracorrente. E beh, vediamo cos'è. Vediamo cos'è, poi ci sarà da provare. Ora come cavolo si apre sta cosa? Si apre da qua. Ah, ma c'ha pure una borsa fancy. Fantastico, guardate che borsa fancy. Posso andare allegramente in giro con questa borsa fancy. Però, guardiamo il contenuto. Ah, abbiamo un power pack gigantesco, veramente grosso, speriamo che sia carico. È al 75%. Vedo un... un faretto con il classico SOS, con i LED qua. Bello, pare solido, ma è pesante. Questo batterie ne ha strafottere. Qui c'è un connettore USB per la ricarica, USB quello nuovo, non mi ricordo come si chiama, USB-C se non mi sbaglio. E qua che cazzo c'è? Ah, qua c'è un alimentatore, ingresso alimentatore da c'è scritto ma non lo vedo perché è scritto in nero su nero, 14-16 volt. Ah, è un DC out, molto interessante, quindi funziona anche come alimentatore. Questa è una bella idea. E poi qua abbiamo un connettore con USB e i cazzi. E qua ci sono i cazzi. Ecco, questi sono i due cazzi. E qua c'è il cavetto per la carica, per il caricabatterie, classico. Istruzioni. Istruzioni in inglese. Sembrano fatte bene. Come ricaricarlo, come fare il jump start. Si ficca questo qui. Si mette il rosso sul positivo e il nero sul negativo della batteria. E poi si avvia il motore. E poi si staccano questi quando si è avviato. È semplice. C'è in lingua inglese, in lingua tedesca e in giapponese. Istruzioni in giapponese. Interessante. Dovremo indagare su questo oggetto, però adesso lo proviamo. E per provarlo faremo una devastazione e un saccheggio, cioè disconnetteremo totalmente la batteria. Perché io ho una batteria nuova, quindi la macchina si avvia. Quindi per simulare la batteria scarica io stacco la batteria. Ma attenzione, perché questa è una cosa che potete fare solo su alcune auto vecchie. Ehi! Perché è sempre bene avere la batteria connessa, perché si comporta un po' come un condensatore, protegge da eventuali picchi di
di tensione, di corrente, come dire, insomma, è meglio se avete la batteria connessa. E alcune auto moderne, se non c'è una batteria, nonostante voi abbiate questo, non si avviano. Non so bene perché, ma succede questa cosa. Ora, sulla Panda io posso fare praticamente quello che voglio. E ora mi serve l'altra mano, perché sennò non riesco a mettere questo qui. E dovrò rimanere così per sempre. Per tutta la vita. È una prova bastarda quella che faremo. È una prova bastarda. Perché... intanto vediamo se riesco a posizionare meglio questa camera. Faremo veramente una prova bastarda. Io la chiave ce l'ho già qui, con un magnete la tengo qui, perché così posso smontare velocemente la batteria. Non devo stare a cercare le chiavi, ma ce l'ho già qui pronta. E quindi svitiamo questo bullone e allentiamo il morsetto. Spacchiamo tutto con odio e abbiamo scollegato la batteria, vedete? L'ho scollegata, ho scollegato il positivo. Ok? Positivo scollegato. Se riuscissi a levare dal cazzo questo filo rosso, sarebbe anche la radio scollegata dentro, va bene così. Ok, allora a questo punto io provo, la macchina non dovrebbe accendersi. Non c'è segno di accensione. Ma ora seguiamo le istruzioni. Qui dice di ficcare questo qui e noi lo ficchiamo qui. Ecco fatto, e lui lampeggia. Come vedete forse? No, non lo vedete. Lo devo mettere così? No, lo devo mettere così. Come cazzo lo devo mettere per farvelo vedere così? Ora il negativo sul negativo e lo metto qua. C'è chi raccomanda di non metterlo lì perché ci potrebbero essere vapori di idrogeno e quindi di mettere una massa qui, ma io lo farò qui. E ora il positivo sul positivo del terminale, perché sono senza batteria. Ecco fatto. Io ho collegato. E mo vediamo se si accende. E per vederlo devo andare qui e provare. E proviamo. Cosa sto dimenticando? Non ha funzionato. Forse devo accenderlo? Forse devo premere qua? No. Sì. Forse non fa contatto bene. Ah, ecco, premuto, adesso mi dà il verde. Devo premere quel tastino praticamente. E ora? E vedi corrente? Partita al volo. È partita al volo. E quindi lo posso staccare. Con pericolo. Adesso spengo però. Perché sono senza batteria. Quindi sto andando solo con l'alternatore. Infatti ora che ho staccato lei non parte più. Non parte più. Sto coso è potente, ha avviato la macchina meglio che con la batteria. Questo coso è veramente potente. Ok, quindi riepilogando, adesso io ricollego e facciamo la prova con la batteria. E ora devo ricollegare la batteria live. Questa è la radio, il B-banda che ho in macchina, 144 a 430 MHz della rete VIS, che attacco al positivo ficcandogli sopra questo terminale che non ha intenzione di entrare perché devo allargare e sbattere con violenza, perché maledetto chi so io non vuole entrare. Va bene, muoviamo questo cavo. Niente, non si muove. Va bene,
Usiamo l'attrezzo specifico. Questo è l'attrezzo specifico. Perfetto. Riponiamo l'attrezzo specifico Panda e stringiamo il bullone, che ovviamente non si stringe. Questo sistema con i bulloncini è un troiaio degli anni 30. Fate sempre attenzione quando stringete il positivo, possibilmente che il negativo sia scollegato, perché se per caso fate corto con la massa vi scoppia questa in faccia. Ok, abbiamo ricollegato la batteria. Adesso proviamo lui con la batteria. Quindi di nuovo negativo sul negativo, positivo sul positivo. Vediamo che fa. Niente. A questo punto posso premere. Lui ha già capito. Ha già capito. E quindi posso accendere con l'ausilio. E proviamo ad accendere con l'ausilio. Vediamo cosa dice la radio come tensione. Mi dà una lettura di 12,3 volt. Va bene. Quattordici e sette, quattordici e otto. Quindi quel coso è powerful. E quindi adesso lo stacchiamo, perché pensa che sia automatico. Comunque notevole, veramente notevole. Questo coso funziona. Funziona molto bene. Quindi spengo la radio. La radio ha un voltmetro, quindi è molto comodo per queste cose. Vediamo cosa mi dice come tensione senza il caricabatterie. Dunque 12,4. Avviamo. 13,8, 14. Bene. E insomma, il contenuto di questo contenitore. Abbiamo già visto che c'è questa bella borsa, ma io adesso, dopo la prova che è stata soddisfacente, questa borsa è veramente fancy, è veramente ultra fancy. Siamo proprio oltre il fancy qua, siamo oltre il fancy. Io mi sono chiesto, ma perché quando ho collegato lo starter ho dovuto premere cose per farlo avviare? Perché questo non è solo un avviatore, è anche un cosiddetto booster. E infatti ha il cosiddetto tasto boost. Vedete il tasto boost? Questo serve per far partire la macchina, per usare lui come una batteria, senza la batteria auto. È una cosa che sconsigliano di fare su molte auto, ma questo lo pubblicizza proprio. C'è un tasto boost. Io infatti ho premuto il tastino qua, se riesco a tirar fuori questa roba con i nervi. Vedete, anche qua c'è scritto boost, e io ho intuito che questo servisse a fare boostare anche senza una batteria. Loro dicono qua, con la batteria scarica sotto un certo livello, è necessario premere il tasto boost. Beh, anche senza batteria devo dire che il tasto boost ha funzionato. Ecco, dice non premere boost prima di connettere la batteria auto, solo per veicoli a 12 volt. Ecco, se la luce diventa rossa con un rumore, allora bisogna invertire le connessioni, vuol dire che è collegato al contrario, è positivo col negativo e viceversa, quindi è anche protetto.
Se la luce verde lampeggia, allora bisogna premere boost. Nessuna luce e nessun buzzing, assicurati di avere le corrette connessioni, quindi rosso con rosso, nero con nero, premi boost e parti, fai partire il motore entro 30 secondi. Quindi, bene, questo coso è il boost. Ora, una parte di me vorrebbe smontarlo ed è una cosa che ora faremo. Servono degli esagonali, ma io smonterò questo oggetto, ho deciso. Lo smontiamo. Per smontare questo booster bisogna usare gli esagonali, perché Bustana della Miseria hanno usato viti esagonali. Per fortuna che non sono Torx. 2 mm. Vaffanculo, calibro di merda. Questo è un calibro cinese di merda. Vediamo se e come si apre, perché qua io percepisco solo... Guardate, si è aperto e abbiamo una scheda di controllo e delle batterie, dei LED, un pad adesivo. Luci LED. Lampeggio. Un SOS un po' strano. S O dovrebbe essere una O. Sì. E poi si spegne. Va bene, qua abbiamo le prese. Qui abbiamo l'input per caricarlo. E qua abbiamo questa interessante cosa che è un'uscita. È un'uscita DC out 14-16 volt. Che io non penso sia diretta, perché sarebbe veramente agghiacciante se fosse diretta. Qui abbiamo un carica col bilanciamento, sicuramente, perché sono diversi fili che vanno alle diverse celle. E le celle ovviamente, va bene, non escono, preferisco non tirarle fuori. Diamo un'occhiata da vicino. È la classica costruzione. Qua ci sono dei regolatori di tensione, questa è l'uscita che vi dicevo. Quantomeno interessante questa uscita. Adesso misuriamo cosa ci dà. Niente. Forse va acceso? Sì, va acceso. 15 volt. Negativo qui, positivo qua, eh sì, e poi si spegne. Guarda che come si fa a mantenerlo acceso, perché lui si spegne dopo un po'. Forse vuole un carico? Sente un carico? Io non so. Potremmo provare in qualche modo. Possiamo provare ad alimentarci qualcosa, vediamo. Che cazzo ci alimentiamo? Io non lo so. Ecco, rischierò di bruciare la radio, questo VHF marino che uso per ascolto, perché mi manca il microfono. E proverò ad alimentarla da qui. Ficcando, ecco, ho ficcato, non è successo niente,
E ora premo il tastino. E la radio si è accesa. E funziona. Però sicuramente ora si spegnerà. A meno che noi non senta il carico, l'utilizzo. In effetti non si sta spegnendo. Questo è molto interessante. Ah, questo è il meteo. Quindi lui sta funzionando perché sente che qualcosa è stato ficcato qua. Molto interessante. Però bisogna vedere adesso che tensione mi trova lì. Ed è decisamente un po' troppo per alimentare degli apparecchi radio. Chissà se così si spegne o no. Lui rimane acceso. 15 volte e mezzo è un po' troppo. Forse lui ce la fa perché comunque si autoregola. Però non è bene. Quindi ora io spengo. E lui si dovrebbe spegnere. È comunque una funzione interessante. Si dovrebbe limitare questa uscita da 15, portarla a 14. Infatti lui si è spento. Adesso io rificco e accendo. Ed ecco che la radio si è accesa. Sono 15 volte e mezzo. Voi cosa ne pensate, voi radioamatori? È un jump starter utilizzabile come batteria di emergenza per cose elettriche. Però sono 15 volte e mezzo, e 15 volte e mezzo è un po' troppo, ci vorrebbe un limitatore, banalmente una resistenza, che ne so. Datemi qualche idea, vediamo cosa ne pensate. In definitiva me la sento di consigliarvelo, ma io direi di sì, perché è pesante, quindi sembra che sia massiccio, perché ha funzionato al volo, perché ha la funzione boost, o come cazzo si chiama, che avvia l'auto anche senza batteria, a vostro rischio e pericolo, però io sulle auto moderne non ve lo consiglio. Abbiate sempre una batteria in parallelo. Sembra avere tante protezioni. Funziona da carica batterie per il telefono. Ha una luce LED, vabbè. Ma la cosa che trovo più interessante è questa uscita DC output for car electronics. GPS, frigorifero, asciugacazzi, purificatore merda, compressore del culo, vedete? E io direi anche radio, ma le radio bisogna fare attenzione perché non esce a 13,8 volt, ma esce a 15,5, è 15,6 volt. Questo coso tira fuori 15 volt e mezzo, se non di più, perché l'adesivo parla di un'uscita che non è regolata proprio come si deve. Probabilmente varia a seconda della carica delle batterie, quindi può arrivare anche a 16. Quindi... Per collegarci le radio sinceramente non lo so, ma sarebbe interessante provare a costruire qualcosa che possa tenere la tensione stabile a 14, a 13,8. Ci vorrebbe un regolatore di tensione in uscita, magari un paio di ampere, che da quello che gli arriva da questo coso, lui tira fuori 13,8, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, esageriamo, vaffanculo. Un gigantesco diodo Zener delle dimensioni di un rotolo di carta igienica potrebbe funzionare, chi lo sa? Fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie per aver visto questo video. Io vi lascio il link in descrizione di questa cosa che viene da Amazon ed è molto interessante. E 15,6 volt, ma chissà. Lo sto caricando perché devo capire una cosa. Se questa uscita non è regolata in tensione ed è diretta dalle batterie, più o meno, io potrei avere un po' più di 15,6
6 volt quello che avevo in uscita quando lui è ben carico, quindi adesso lo sto caricando e voglio misurare la tensione in uscita quando è pienamente carico, perché devo capire se questo oggetto meraviglioso si può utilizzare come battery pack per alimentare un impianto radio, un apparecchio radio come questo ricetrasmettitore, come l'FT891, come magari quella radio lì, e in modo sicuro, perché queste radio vanno al massimo a 13,8 volt. Ora, dargliene 16 non è proprio una bella cosa, per cui devo capire se si può usare direttamente e magari rientra nelle tolleranze dell'FT891, che sono 15% di 13,8, e quindi siamo all'incirca sui 16,8, non lo so, può darsi che possa creare dei problemi oppure no. In tal caso potremmo mettere un diodo, un paio di diodi in serie sull'uscita in modo da avere una caduta di tensione. Ci metto due diodi sul cavo di alimentazione in serie, abbasso la tensione di, se sono fortunato, di 1,2 volt e quindi dovremmo farcela. Farò queste prove. Innanzitutto una misura interessante, la tensione in uscita non viene erogata quando l'apparecchio è in carica. Quindi, come vedete, io non ho, al netto di falsi contatti, non ho nulla in uscita quando l'apparecchio è in carica. Questo vuol dire che non può essere usato come un, diciamo, un'unità di come se fosse un UPS, diciamo una batteria tampone, perché quando lui è in carica l'uscita viene disabilitata, e mi sembra anche ragionevole, forse per come è fatto si poteva anche fare diversamente, però questa è la situazione. È carico e noi viviamo nella tenebra, perfettamente carico, riponiamo l'apposito cavo nella sua borsa fancy ed effettuiamo la misura. Allora, innanzitutto il connettore di alimentazione glielo ficchiamo così ad apparecchio spento e vediamo cosa succede. Come vedete non succede niente, perché credo che vada acceso. 16,6, come immaginavo, troppo. È troppo. Ovviamente dopo si spegne perché non c'è un carico collegato. Lui senza l'utilizzo. Ora, che cosa gli possiamo dare come utilizzo? Una lampadina. Ecco, gli diamo la nostra fida lampadina da 12 volt 21 watt. Quindi dovrebbe tirare un po'. Quindi ora noi proveremo a fare un cortocircuito pazzesco qui con questi cavi. Proveremo a dargli questi 12 volt. Vediamo se gli do un carico così, a macchinario spento. Niente, lui non sensa, ma devo accenderlo. Quindi ora faccio così, questo lo accendiamo e questo ovviamente esce fuori, 16,6, ed ecco, sotto carico scende a 15,93, 16 volt. Già, non c'è molto da fare, sono 16 volt, 16,58 adesso, stiamo tirando corrente, abbiamo acceso questa lampada. 15,8, 15,9, 16. Stiamo tirando un paio di ampere forse. Va bene. 16,5. Non va bene. Non è utilizzabile direttamente.
Si è spento. Mitico. Quindi serve un diodo o un paio di diodi. Vediamo cosa trovo nel cassetto dei diodoni. Vediamo, cerchiamo dei diodoni. Vediamo questo cosa dice. Niente, perché questo non testa? Forse perché devo ficcarlo qua? Ah, che rottura di coglioni. Forse se lo ficco qui? Devo per forza ficcarlo qui. PVM? Vediamo. No. Che palle. Vediamo gli terminali. 1 e 2. Ecco, ora sei contento? Stronzo. Stronzo di merda. Bene, questo ha 500 millivolt. Proviamo? 500 millivolt. 641, mi piace. Mi piace, vediamo se ce n'è un tipo uguale qui. Vediamo se ce n'è un tipo. Eccolo, eccolo qua. Strappato con violenza. 618. Vittoria. Tolgo un volt e due. E quanta cazzo è inutile questo apparecchio? Quanto cazzo è inutile, cioè sia mai che volessi usarlo in modo comodo. Porcaccio, più che terza mano questo è un terzo ano. Ok, fanculo. Ale, pallazza di stagno indecente e inguardabile. Questo entra. Questo è carino se entrasse, perché è schermato. Oddio, forse sono due. Ovviamente sono attorcigliati come Gesù. Cazzo mi rappresenta. Bene, questo entra ed è schermato, ha una ferrite, mi piace, userò lui. Fidel Castro totale. Spellatura del cazzo con tutti i fili tagliati, vaffanculo. Che nervi. Porca miseria. Tor.
Abbiamo fatto il nostro cavo con i due diodi. Accendo. Abbiamo una grande vittoria, come vedete. Abbiamo una caduta sui diodi di 1,4 V, 1,5 V, pure troppo. Ora stiamo tirando 2 A e i diodi stanno scaldando. Magari se apriamo è meglio. Beh, diodi a 91 gradi, non è il massimo, ma sto tirando 2 A continui praticamente, sono 21 watt, 12 volt, sì, abbiamo 91, 92, 93 di temperatura massima, un po' troppo. Qui non si vede un cazzo, è troppo distante, 67 in misura così, ma la temperatura è giusta, è questa, 97 gradi. Ci potrei mettere un ponte a diodi di quelli dissipati. Oh, sì, è abbastanza caldo. Non tanto però, è maneggiabile. Quindi sì, diciamo che così è interessante, ma ora faccio un'altra prova. Ci metto questo, un pontone raddrizzatoroni. Se mi facesse il favore di saldarsi. Ma ti vuoi staccare, puttana? Ora, chissà che non ho fatto qualche minchiata. E quindi mo scoppia tutto. Ecco. Vediamo che cazzo succede, eh. Funzionerà? Funzionerà. Ora che tensione ho in ingresso? 15,37. Che cazzo sto misurando? 16,13 in ingresso e in uscita ho 14,4. Ci siamo. Ho vinto. Ho messo un ponte raddrizzatore in metallo che scalda ma dissipa. Infatti è tiepido, lo tengo in mano, vedete, lo sto tenendo in mano, e ho ottenuto il mio risultato, cioè ho 2 A ottimo. Fantastico. Lui mi guarda e approva.
E lui è a 30 gradi. È a 35 gradi, quindi vittoria, ottengo... Lui è freddo proprio. Cioè, lui non fa una piega. Non fa una piega. Ottengo 14 qualcosa, come forse voi vi ricordate. Vediamo se con una mano riesco a mandare tutto in corto e fare questa misura. 14,3. 14,35 stabili, con lui a 30 gradi. E questo che non fa una piega, perché hai voglia di tirare fuori corrente sto coso. Molto bene, in questo modo, con un semplice ponte raddrizzatore, noi otteniamo, come potete ben vedere, ecco, adesso è caldino, sì, ma siamo a 35 gradi, saremo un po' di più, ecco, vediamo, misuriamolo ora. Questa luce che dà un fastidio. Ah, 89 gradi, no, è la lampada. Sta misurando la lampada. 44, dai. 44 ci sta. Considerate però che sto tirando 2 ampere continue da circa 5 minuti, senza che questo faccia una piega. Non si scompone. E adesso lo spengo. Ah no, per spegnerlo devo proprio staccare e lui si spegne. Ma come ho fatto questo collegamento abortuale? Ho preso un cavetto così, di quelli che posso ficcare nel mio jump starter. Quindi ho trovato... Ehi! Ho trovato il cavetto che ficca qui. Ed eccolo qua. Ok? E lui. I suoi 2 fili di questo cavetto li ho messi sul pontone raddrizzatorone dove dice AC, quindi l'ingresso della corrente alternata, da una parte o dall'altra, non importa la polarità, perché lui è un ponte raddrizzatore, quindi sicuramente raddrizza, come entro lui raddrizza. L'uscita, io ho un positivo e un negativo, devo fare molta attenzione a questa cosa, infatti qui mi dice più e gli ho collegato il rosso, e qua mi dice nero, mi dice meno e gli ho collegato il nero. Ok? Quindi l'ingresso, come cazzo mi pare, dove dice AC, alternate current, ma più e meno, rosso e nero, più rosso, meno nero. E così ho la mia uscita, diciamo, abbassata della tensione di giunzione dei 2 diodi che sono in conduzione nel momento in cui io ficco questa spina, perché lui dovrebbe raddrizzare una semionda. Quindi la parte positiva conducono 2 diodi, la parte negativa conducono gli altri 2 diodi. Insomma, è come funziona un ponte raddrizzatore. Ci sono milioni di video che spiegano come funzionano i ponti raddrizzatori. Io in questo momento gli do una tensione fissa, non alternata, gli do una tensione continua, quindi conducono solo 2 di questi 4 diodi e sono in serie, e quindi mi cade il doppio della tensione di giunzione. 0,6 0,6 fa 1,2, oppure 0,7 0,7 fa 1,4, non sono tutti uguali, e ottengo una tensione positivo e negativo meno quella che mi cade sul diodo. Lui non scalda, è robusto, sono a posto, sono veramente a posto. Per concludere, sul sito le caratteristiche di questo oggetto sono identificate con la superfettazione, e si tratta del JS2000, 2000 ampere di picco, ma neanche proprio se pacco batteria da 16 ampere, 60 watt, dai, diciamo 59 watt, va, 59 watt. Sono batterie, vabbè, non c'è scritto le uscite, USB, ecco, l'output D,
DC 10A massimo 16,8 volt, che è quello che abbiamo misurato. Quindi questa cosa al massimo può tirar fuori 10A, non è male. Per una radiotrasmittente non è male. Quindi si può fare con un cavetto così. Ha il famoso boost sulla clamp, boost on the clamp, può riavviare, revivare, c'è scritto qua che può revivare, revives dead or damaged batteries, vedete c'è scritto qua, c'è il tastino boost, voi premete boost e la vostra batteries viene revived. E poi ha una borsa molto fancy che, come potete vedere, può anche contenere diversi oggetti, come ad esempio un panino. Un panino con le scaglie di grana, la verdurina, in questo caso insalata, e questa che credo sia, come cazzo si chiama questa roba qua che si mangiano i palestrati, io non lo so, la bresaola. E detto questo, vi saluto. Vi lascerò un link in descrizione di questo oggetto. E ve lo consiglio. C'è anche, vedete, la lampada che sta sotto, con i vari flescini fancy. E poi questo è quanto. Con un pontone a diodone potete portare la tensione a un livello accettabile per una radio ricetrasmittente e quindi andare a fare QRP in giro per i campi e per le montagne, attivazioni SOTA, e chi più ne ha più ne metta. Grazie, arrivederci. Questo non è pane derivata, questo è pane integrale, ricordatevi.